42 anni, plurimedagliata, da sempre considerata una delle più belle azzurre del volley. Francesca Piccinini ha deciso di ritirarsi, che chiusa la stagione con Busto Arsizio dirà addio all'attività agonistica. Marco Fantasia. È arrivato il momento, rinviato per quasi un anno e mezzo per inseguire un obiettivo romantico e quasi impossibile, la convocazione nazionale per le Olimpiadi del 2020 a 41 anni. E chissà se senza la pandemia e il rinvio dell'appuntamento giapponese Francesca Piccinini ce l'avrebbe fatta, magari come elemento di equilibrio in una squadra fortissima e giovane. Un obiettivo che denunciava principalmente una cosa, la grande passione che ha sempre mosso Francesca, dai primi passi a Massa fino ai trionfi con Bergamo, con la nazionale, con la quale in 503 partite conquistò un mondiale e un europeo. E fu lei, già quarantenne, a sollevare l'ultima Champions che si è disputata, quella che Novara conquistò a Berlino nel 2019, la settima personale per Francesca. Nell'ultima stagione Busto Arsizio ha aggiunto esperienza e consigli a un gruppo che ha cominciato male e chiuso alla grande la stagione. È stata l'immagine e il simbolo della pallavolo italiana. Per lei, alta e bellissima, il mondo dello spettacolo è pronto a fare ponti d'oro, ma sarebbe un peccato per il movimento perdere un'ambasciatrice di questo calibro. Per il momento buona vita Francesca e grazie.